Chi mi chiede chi è Giovanni Filippone, rispondo che è un pittore sangiovannese della provincia di Agrigento, ecco qui il suo autoritratto, che è riuscito veramente a coronare il suo sogno ed essere esempio per noi e per tutte le nuove generazioni di poter realizzare quello che uno desidera. Io sono qua in qualità della presidente FIDAPA, Cammarata San Giovanni Gemini, che patrocina questa mostra di Giovanni Filippone qui proprio a San Giovanni Gemini, sua terra natale, e sarà in mostra fino al 15 gennaio 2019, qua al polo fieristico di San Giovanni Gemini in Piazza Meglio, e patrociniamo questo evento, siamo lieti e onorati insieme al Comune di San Giovanni, al Comune di Milano, dove lui ha vissuto la maggior parte della sua vita, il Comune di Palermo dove ha studiato, il Comune di Agrigento dove c'è una sua mostra permanente, la Biblioteca Europea di Informazione e Cultura, la BEIC, e qui a livello locale anche la Proloco di San Giovanni Gemini. Chi è Giovanni Filippone? Giovanni Filippone, questa mossa è stata voluta fortemente dalla figlia Stella, ma anche da tutta la famiglia Filippone, molto unita, la cugina Stella, nostra socia fidata, Domenico Filippone, Alfonso Zarbo, marito di Maria Stella Filippone, sempre cugina, la giovane Federica e suo fratello. Federica ha fatto una tesi, è una discendente appunto, ha fatto una tesi sullo zio. Chi era Filippone? Filippone è nato nel 1922 qui a San Giovanni Gemini, ma il paese gli stava stretto da una famiglia benestante. Ecco perché va a Palermo a studiare. Va all'Accademia appunto di Palermo, quindi prima fa liceo artistico e poi fa l'Accademia, ma anche Palermo gli sta stretto, se ne va a Milano, terra che apriva la possibilità ai grandi pittori di potersi realizzare. E a Milano non gli basta neanche, vivrà la maggior parte della vita lì, ma andrà pure a Parigi, che è la terra vocata appunto dei grandi artisti. Dopo aver fatto questo, però nel suo cuore mantiene sempre la Sicilia, l'amore per la Sicilia. Vedrete, venite a vedere proprio il fatto che riprende il padre, come potete vedere, la madre, gli ulivi, che sono la caratteristica del nostro paesaggio siciliano, con i giochi di luce. Ma chi era lui? Era un astrattista, un figuratista? Chi era? Lui era un disegnatore, un astrattista? Chi era lui? Ecco, lui con una serie di suoi colleghi fa un manifesto per dire che loro non sono né figurativi né astratti. Loro volevano ricercare il rigorismo della struttura e nello stesso tempo la libera iniziativa. Questo era per lui e per i suoi coetanei fare pittura. Quindi vi invitiamo a venire a vedere questa mostra, dove troverete il corpo femminile inteso come corpo materno e come corpo sensuale. Vedrete delle scene di vita vissuta, dei contadini, ma anche di uomini come dei marinai. Vedrete degli scorci del paese San Giovanni Gemini, il paesaggio industriale di Milano, Monaco di Baviera perché lui ha viaggiato, paesaggio del Pizzillo, o il famoso Pizzillo, appunto la campagna nostra qui locale. I pomodori, la capra giurgentana, cioè vuol dire la capra grigentina, i girasoli, ma vedrete anche quello che è, girando le nostre chiese, e qui c'è appunto un disegno preparatorio, di quello che è la sua capacità di parlare non solo di tutto ciò che è sacro e realistico, ma anche di tutto ciò che è spirituale. E quindi l'intento è quello di fare conoscere Filippone alle nuove generazioni, dimostrando che come lui è riuscito a essere un pittore di talento, venendo da un piccolo paese, se uno vuole può riuscire a realizzare ciò che desidera. E quindi abbiamo già ospitato, grazie alla nostra socia Lina Pellitteri che fa da Cicerone, abbiamo già ospitato la scuola media, l'istituto comprensivo dedicato proprio a lui, Giovanni Filippone di San Giovanni Gemini, ma aspettiamo anche le scuole di Cammarata, il professionale liceo e tutte le scuole del circondario. Per qualunque informazione potete rivolgervi a Irene Catarella 340 6111 281, cercarmi anche su Facebook, oppure soprattutto la pagina dedicata a Giovanni Filippone, scritto col PH su Facebook, oppure il sito www.giovannifilippone.it.